Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Anche questa mattina sveglia alle 6 con un buon caffè. Dopo essermi preparata, sveglio la mia bimba per portarla all'asilo. Mentre mi dedico a lei, affido la pulizia del mio pavimento a Proscenic Q8 Max, dotato di un potente aspiratore e di un filtro efficiente per raccogliere facilmente capelli, polvere e allergeni. Ogni sera, prima di andare a letto, cerco di riordinare i giochi della mia bimba in modo che al mattino la mia casa sia ordinata e pulita grazie al valido aiuto del mio amico robot. Prima di avviare la pulizia vado ad estrarre il serbatoio della raccolta della polvere, che è anche il serbatoio all'interno del quale vado a inserire l'acqua. Solitamente aggiungo anche una goccina di detersivo in modo che il mio pavimento sia anche bello profumato. Come vedete, qua sono andata a inserire l'acqua e ora vado a reinserire il serbatoio all'interno del mio robot. Ha un diametro di 32 cm ed è compatto. In questo modo può raggiungere e assorbire la polvere e i peli di animali nascosti al di sotto dei mobili. Ha una modalità di pulizia a zigzag e lavora fino a 200 minuti, arrivando a pulire una superficie di 230 metri quadri. Ha una navigazione laser intelligente a 360 gradi che gli permette di creare una mappa accurata in soli 10-15 minuti. Quando la batteria si esaurisce, il robot torna automaticamente alla stazione di ricarica e riprende a pulire, una volta completata la carica, da dove aveva lasciato. È in grado di rilevare ed evitare la presenza di ostacoli e scale. Così, anche se il vostro pavimento sarà ricoperto di giochi, come nel mio caso, non ci saranno problemi perché pulirà completamente raggirando gli ostacoli. All'interno della base di ricarica è presente un ampio sacco per la polvere da 2 litri, all'interno del quale viene svuotato automaticamente tutto il contenuto che è stato raccolto dal robot durante l'aspirazione e il lavaggio del pavimento. In info box vi lascio il link e il codice sconto validi per pochissimi giorni.
Dopo aver lottato per vestire e pettinare la mia bimba, le spruzzo questo profumino buonissimo acquistato all'OVS, ma lo vendono anche da Tigotà. Le metto poi lo smanicato e si va direzione asilo. Vuoi vedere i cartoni? Ragazzi, buondì, tornata a casa, il silenzio che mi rigenera, che meraviglia. Allora, voglio ringraziarvi tantissimo per tutti i commenti di sostegno che mi avete scritto sotto l'ultimo video. E dunque, anche questa mattina ovviamente ho lasciato la mia bimba all'asilo e anche questa mattina, insomma, non è stato un distacco molto felice, però vabbè, non importa. La cosa bella è che quando la vado a riprendere è immensamente felice. Ieri, pensate, sono andata a prenderla e mi sono ritrovata fuori dall'asilo con un'altra mamma che sta facendo fare anche lei l'inserimento alla sua di bimba, che però è più grande rispetto ad Angelica. E i bimbi non c'erano perché le maestre li hanno portati a fare un giretto nel paese. E niente, allora noi abbiamo aspettato lì fuori. A una certa sentivo le voci dei bimbi, quindi mi sono detta, boh, stanno arrivando. Guardo in lontananza, mi vedo le maestre con tutti i bimbi intorno e Angelica che era in braccio a una delle maestre, quando mi ha visto, ha voluto scendere, si è messa a correre, ha superato tutti gli altri bimbi, mi è corsa con le braccia spalancate, mi è corsa incontro con le braccia spalancate, proprio a mo' di sceneggiata. Mamma, ciao! Sono messi a ridere tutti. Comunque, allora, la maestra mi ha detto che rispetto a tutti gli altri bimbi è la più piccola, ha detto che ha 6 mesi in meno rispetto a quelli più piccolini, quindi ha detto questi 6 mesi si vedono tutti, nel senso che è normale che sia così, perché in questa fase della vita di un bimbo, in questi 6 mesi comunque ci sono tantissimi cambiamenti nel carattere, cambiamenti che riguardano l'indipendenza, l'autonomia, e ha detto è del tutto normale. Ha detto che ricerca tanto il contatto, vuole tanto essere presa in braccio e coccolata, e allora poi sta brava. E ha detto che mentre andavano a spasso, la maestra abita lì vicino alla scuola e la mamma della maestra è uscita fuori a salutarli. Lei ha visto la mamma, della maestra, che è una signora anziana, e ha voluto andare in braccio alla mamma della maestra. E quindi praticamente mi ha detto, lei sta con tutti, le piace stare con tutti, ha detto, è proprio ha l'ingenuità dei bimbi piccolini e quindi ha detto, del tutto normale, ci diamo tempo, infatti anche oggi devo andarla a prendere alle 11, l'ho lasciata questa mattina alle 8 e mezza, alle 11 la vado a riprendere, adesso ho fatto tanto tanto i salti mortali per far partire la mensa che dovrebbe partire domani, però adesso la dobbiamo bloccare questa mensa perché altrimenti ci fanno pagare e mi hanno detto che ancora è presto per lasciarla lì. Proviamo ancora qualche settimana e poi vediamo quando va a migliorare la situazione, inizieremo a lasciarla anche a pranzo. E comunque niente, adesso sono un pochino vincolata, nel senso che non ho la possibilità di andare a fare la spesa, andare a comprare, mettermi a cucinare qualcosa, perché comunque 2 ore ti passano in fretta, cioè una volta che sistemi un po' i letti, che fai due o tre cosine in casa, il tempo vola. E quindi sono ancora un po' limitata, però vi dico che queste 2 ore e mezza più o meno che ho a disposizione mi fanno veramente tanto bene. Da un lato mi dispiace tanto, sono vagonata per Angelica, ma dall'altro lato mi riposo e vedo che ho anche tanta pazienza con lei, molta più pazienza rispetto a prima, perché avendo queste 2 ore e mezza a disposizione per
aver la mente un pochino ferma, che poi ho una marea di cose da fare, però insomma questo stacco di 2 ore e mezza mi consente di riprendermi e di conseguenza quando poi la vado a prendere all'asilo io sto tutto il giorno ovviamente con lei, ma sto bene, sono più paziente, sono più rilassata e automaticamente anche lei sta meglio con me, l'ho proprio notato. E quindi dai, questo asilo, seppur un po' traumatico, sta facendo bene a tutti. In questi giorni in cui stiamo finendo di svuotare la futura lavanderia, abbiamo appunto riaperto dei vecchi scatoloni che erano lì ancora dal trasloco e sono riemersi alcuni elementi che adoravo utilizzare in casa vecchia, che non avevo più idea di dove fossero finiti. Allora, guardate questi che belli, non mi ricordo neanche più sinceramente dove li ho acquistati. Praticamente questo è un tagliere che in realtà nasce come vassoietto e io lo utilizzavo spesso appunto per gli aperitivi. C'è questo con i 3 cuori, poi c'è questo fatto a quadrifoglio che purtroppo è rovinato, nel senso che io li ho già lavati tutti, però vedete si è rovinato un pochino il legno. Poi ho ritrovato anche questo stampo che ovviamente ho fatto asciugare sul tappetino e non l'ho asciugato subito col canovaccio, quindi è rimasto tutto macchiato. Comunque, per torte della zucca di Halloween. Che meraviglia, ragazzi! Non vedo l'ora di ricominciare con la vecchia tipologia di video che facevo una volta. E poi guardate, ho ritrovato queste tazze meravigliose che erano state un regalo della mia mamma di tantissimi anni fa. Vi ricordate quando adoravo tantissimo lo stile shabby? Diciamo che un po' tutte le tazze le ho regalate, alcune le ho lasciate in casa vecchia perché adesso ci sono i miei genitori, però queste me le sono portate via perché trovo che siano bellissime. Anche se appartengono a uno stile che ormai ho abbandonato, penso che siano un classico che va sempre. E poi ovviamente hanno anche un grandissimo valore affettivo. E qua vengono fuori dei cappuccini meravigliosi, tipo 1 litro di cappuccino, ci sta tutto. Allora, sto tentando di sistemare casa il più velocemente possibile, mi sto dedicando alle lavatrici perché tra un'ora devo andare a prendere la piccolina. Volevo farvi una brevissima recensione su dei prodotti, alcuni ve li ho già mostrati, per quanto riguarda la lavatrice. Allora, l'altro giorno da Tigotà ho acquistato questo ammorbidente qua della Pure Off Infinity, è inutile. L'ho pagato poco, ma cioè non merita, non vale neanche i soldi che ho pagato. È inutile, non si sente assolutamente nulla, nulla, nulla. Sembra proprio di non metterlo. Quindi super bocciato. È una marca nuova, sinceramente io non l'avevo mai vista, ma vi consiglio, se vi capita, non prendetela perché è inutile. Poi vi riconfermo la validità di 2 detersivi che acquisto da Eurospin e che pago veramente un cavolo. Allora, gli ammorbidenti io cerco sempre di comprarli da Risparmio Casa, Tigotà, Acqua e Sapone quando sono scontati. A volte prendo le novità perché voglio vedere se sono valide, altre volte vado su profumazioni che già conosco e li compro sempre scontati. Se non sono scontati, perché ora lo sappiamo tutti, hanno raggiunto dei prezzi veramente altissimi, quindi se non sono scontati, stavo dicendo, non li prendo. Ma per quanto riguarda i detersivi, io ormai ho abbandonato i detersivi anche di Tigotà, Acqua e Sapone, perché seppur scontati, secondo me hanno un prezzo molto alto rispetto ad altre marche che non sono conosciute perché magari sono del discount, ma che sono validissime. E a tal proposito, allora vi straconsiglio questo qui della Dexal lavatrice, ce n'è tantissimo all'interno, quasi 3 litri e costa 3,45 euro, neanche 4 euro, cioè a volte poi ovviamente è scontato, però è proprio valido, ha all'interno il bicarbonato e merita tantissimo e poi vi dura anche tanto. E poi sempre di Eurospin e sempre della Dexal e sempre per la lavatrice, vi consiglio anche lui per i capi bianchi, cioè è fenomenale, veramente fenomenale. Qui abbiamo 3 litri giusti giusti e come prezzo siamo anche lì intorno ai 4 euro, forse anche meno. Della categoria detersivi liquidi,
Questi ve li straconsiglio perché sono veramente validissimi, costano poco e c'è una grandissima quantità di prodotto all'interno. Sto andando a prendere la mia piccolina, sta per iniziare a piovere, ragazzi, me ne sono letteralmente fregata. Mi sono messa il pellicciotto perché io stamattina, per seguire gli altri, mi sono messa una giacchetta più leggera, stavo morendo di freddo. Ho la camicetta sotto, non è che sono vestita pesantemente, però mettere un maglione vero e proprio mi sembra esagerato. E poi se mi metto il maglione sotto non riesco a infilarmi la giacca sopra, il blazer. E quindi mi sono detta, me ne frego, mi metto la camicia sotto e il pellicciotto, non mi veniva la parola, al di sopra, così sto bella calda. E chi se ne frega degli altri di quello che pensano? Che freddo che fa, che freddo! La mia bimba è stata bravissima! La maestra ha detto che sei stata bravissima! Oh, oggi ha giocato di più! Ciao Asilo! Oggi ha giocato di più, vero? Sì! Ed è stata anche meno in braccio! Hai visto che mamma torna sempre a prenderti? Sì, mamma torna sempre! Fa le sue commissioni e poi torna! Che bello! Sì. Ma non è che devi fare le sceneggiate ogni volta che io ti riprendo, eh? Oh, sei contenta? Hai giocato coi bimbi? Che bello! Ma ti insegnano il giapponese, ti insegnano? Oh, ma il quarto giorno di asilo ti insegnano... Ah, il giapponese, oddio santo, mi ha spaccato lo zigomo. Pianino, amore. Ciao! Dimostra affetto in maniera meno... È sempre piccino, ma sei tutta piena di colore, guarda qua, hai colorato tutte le manine zozze, eh? Hai tutte le manine zozze! Volevo dirvi che è tornata Angelica. Ragazzi, buon pomeriggio, fuori sta diluviando, la mia bimba è crollata già da un'oretta e io sono qua che sto sbrigando delle pratiche burocratiche al computer in attesa di riprendere a lavorare, non appena Angelica si fermerà a pranzo, quindi farà un orario un po' più completo rispetto ad adesso, riprendo a lavorare. E ne sto approfittando anche per godermi questi che sarebbero gli ultimi giorni prima di ricominciare. Comunque, l'altro giorno stavo cercando tra le email, appunto l'email della mensa, e per quanto riguarda la conferma dell'iscrizione, e mi è capitata un'email nascosta tra le 100.000 di pubblicità che ricevo quotidianamente, relativa praticamente a un sollecito di pagamento da parte di una compagnia di gas e luce con la quale avevamo stipulato un contratto per la fornitura di gas e luce quando ci siamo trasferiti qui, ma lo abbiamo stipulato perché siamo stati ingannati. Allora, spesso mi chiedete il nome di questa compagnia, si chiama Energia Pulita per Green Network. Allora, quando noi siamo arrivati qua, abbiamo stipulato un contratto di luce e gas con una compagnia che era discreta, nel senso che non erano altissime le bollette, ma neanche molto convenienti. Però non ci trovavamo male. Cos'è successo poi? È successo che un giorno, ma dopo circa 2 settimane che avevamo stipulato questo nuovo contratto, io ricevo una mattina una chiamata da parte di
un call center, che però non avevo ancora capito essere un call center. Praticamente erano questi che lavoravano per questa compagnia di energia pulita che mi hanno detto: guardi, abbiamo già parlato con suo marito è d'accordo, e quindi lei può procedere con la stipulazione di un nuovo contratto, perché in base alla tariffa che ha con la compagnia attuale, le solite tiritere, le solite fregature, pagate troppo, abbiamo già parlato con suo marito che è d'accordo. Io, fessa, perché veramente sono stata fessa, mi sono fidata, nel senso che loro hanno contattato Omar, poi la fornitura era a nome mio e hanno contattato lui perché c'era il suo numero come riferimento, e lui gli ha risposto e praticamente ha detto: guardi, di mia moglie il nome è a nome di mia moglie, quindi io non posso far nulla, mi dispiace. Lui gli ha detto così per chiudere subito la chiamata. Praticamente questi hanno chiamato me, sono stata stupida, io lo ammetto, e io mi sono lasciata ingannare, nel senso che mi sono fidata senza neanche sapere chi fossero. Ho sentito che avevano già parlato con mio marito, a parte che era un periodo di casini tra cambi di residenza, vari documenti da sbrigare per il trasferimento che avevamo fatto qua, era da pochissime settimane che eravamo qua, avevo la bimba piccola immersa negli scatoloni del trasloco, un sacco di cose da sistemare, mi sono lasciata fregare, anche perché con Omar stavamo parlando di valutare poi un cambio della compagnia che avevamo all'epoca, perché non era proprio conveniente. E niente, alla fine io per telefono ho stipulato un contratto con questi, e alla fine cosa è successo? Che le bollette erano carissime, ma veramente carissime, nel senso che noi qua non abbiamo praticamente il gas, o meglio ce l'abbiamo ma solo per farci la doccia, perché abbiamo il piano induzione, tutto elettrico, e nonostante ciò la bolletta del gas arrivava a cifre mostruose, quindi abbiamo immediatamente cambiato, siamo passati a Wind, ma questi mi hanno perseguitato in un modo incredibile, hanno perseguitato sia me che Omar, hanno cercato poi di fare altri tranelli, solo che io c'ero già cascata, quindi ho imparato a conoscerli. È proprio una strategia loro quella di fregare, e alla fine li ho mandati a quel paese proprio letteralmente. E adesso ho trovato per puro caso un sollecito di pagamento, ragazzi, di 29 centesimi, perché praticamente ci sono gli interessi. Praticamente l'ultima bolletta mi era arrivata quando io ero già passata a Wind, e loro mi hanno mandato una sorta di penale per aver disdetto, che poi neanche si può perché c'era il mercato libero, quanto mi ricordo. E comunque io ricordo che mi ero incavolata, perché ho detto: questi sono ladri fino alla fine, e non gliela volevo pagare. Poi tra una cosa e l'altra ci siamo detti: paghiamogliela, leviamoceli dalle scatole, perché questi fanno cose un po' così strane, per cui io non mi fido assolutamente, paghiamo sta ultima penale quel che è e leviamocela dalle scatole. Praticamente avevamo 11 centesimi di mora per il ritardo nel pagamento. E io non ho mai più guardato le mail, nel senso che una volta chiusa con loro, boh, la cosa era finita. Invece poi mi sono arrivate delle email che sono finite in spam, dove praticamente siamo arrivati con gli interessi a 29 centesimi. Così adesso gliel'ho pagata, non li voglio più vedere, non li voglio più sentire, non voglio più ricevere email da questi qua, perché veramente sono stati ladri fino alla fine, fin dal primo giorno in cui mi hanno portato, è stata colpa mia, lo ripeto, però, a stipulare il contratto con l'inganno, fino praticamente all'ultimo giorno. La cosa che più mi fa ridere è che io gli ho pagato questi 29 centesimi di sollecito per appunto i vari interessi che sono maturati, eccetera eccetera, e però poi la commissione della banca era di 2,50 euro. Cioè, comunque ve l'ho voluta segnalare come compagnia, perché noi ci siamo trovati molto male, sia a livello appunto di stipulazione, perché appunto ripeto c'è stato l'inganno, e sia proprio come costi erano veramente altissimi, e noi non consumavamo veramente niente, ma arrivavano delle bollette oltre i 100 euro per delle docce che ci facevamo, quindi una cosa assurda.
Allora, visto che c'ero, visto che ve ne ho parlato, sono andata su Google e ho digitato il nome di questa compagnia e mi sono detta voglio vedere un po' le recensioni, questa cosa non l'avevo mai fatta fino adesso. Ho letto delle recensioni, ragazzi, ce n'erano tantissime, io ne ho selezionate alcune, ve le metto qua. Sono molto lunghe, magari fate un attimo il fermo immagine, fermate il video per poter appunto leggere bene. Comunque io mi ritrovo in tutto quello che viene scritto da persone differenti. Tra l'altro sono tutte recensioni di quest'ultimo periodo e tutti che bene o male dicono la stessa cosa, ovvero prezzi, cifre esorbitanti, e ho visto anche che qualcuno ha scritto che è stato contattato subito dopo aver stipulato un contratto di fornitura con un'altra compagnia e loro appunto si sono presi la briga di contattare e di proporre un contratto con dei costi inferiori, esattamente come è successo a noi, con la conseguenza che poi una volta arrivate le bollette i prezzi appunto della fornitura erano decisamente più alti. Quindi proprio ho proprio capito che è la compagnia, che è proprio una strategia. Quindi io vi dico statene alla larga, perché noi ci siamo trovati veramente male, senza contare che comunque si consumava proprio poco, perché ripeto ci facevamo soltanto la doccia e arrivavano delle cifre da capogiro. Amore, ma non è ancora arrivato papà che gli hai preso già le ciabatte? È presto ancora, dove stai andando? È prestissimo amore, non è ancora arrivato, dai vieni qua con mamma, fra poco arriva papà. Ma come no? Allora, noi adesso siamo qua in cameretta a tirare fuori tutti i giochini, è vero? Eh? Sei contenta? Eh? Mamma, sì, tantissimo! Tantissimo! Ciao! Ciao, amore mio! Ciao! Aia, madonna, queste testate! Oh, mi faccio male! Chiedimi scusa, dammi un bacino. Grazie, amore mio, mi è passato il dolore. Vi mando un bacio grandissimo, vado a farmi prendere a testate da mia figlia. Mua! Mi sta strappando pure il dito. A presto, non so se sarò ancora viva nel prossimo video. Mi dà tanti, tanti abbracci in questo periodo, ma anche tante testate e c'ho un dolore pazzesco. A presto, ciao.